Benvenuti su ETV, l'appuntamento con Buonasera Marche. Questa sera parleremo del Montalbano Volley Macerata. Abbiamo qui con noi ospiti studio il vicepresidente Gianluca Tittarelli. Buonasera. E il direttore sportivo Francesco Gattini. Quella di Camaiore. Abbiamo molto da raccontare del Montalbano Volley, tra l'altro una storia ultra trentennale, un riferimento sportivo per la città di Macerata, ma iniziamo dalla prima squadra protagonista. Dopo la scorsa stagione, un grande campionato, quest'anno il salto di categoria in B1, siamo a metà stagione, facciamo con Tittarelli un primo bilancio di questa nuova esperienza nel campionato di B1 per Medea Montalbano. Beh, per noi è un'esperienza importante, un'esperienza che ci proietta in un campionato nazionale di serie B1 per la prima volta e questa promozione, anzi sono state due promozioni perché noi veniamo da due anni strepitosi dove dalla serie C abbiamo vinto e la cosa era voluta e programmata il campionato, siamo andati in serie B2 e poi dalla B2 i ragazzi hanno interpretato una stagione fantastica e hanno vinto i playoff, ci siamo trovati in B1, questa era meno attesa, diciamo, però l'abbiamo accettato in un modo entusiastico perché poi, come capite bene, in questi casi c'è un ambiente che vive di soddisfazioni, di passione, quindi quando arrivano questi grandi risultati è una cosa importante per tutti. Quest'anno la B1, dicevo, rappresenta una novità e ci siamo organizzati per far fronte a tutto quello che questo comporta. Comporta una maggiore necessità dal punto di vista organizzativo di preparare un campionato come questo che ha delle trasferte importanti, andiamo due volte in Sardegna per esempio, quindi non è una cosa semplice. Richiede un'attenzione maggiore dal punto di vista tecnico. E richiedono sicuramente un'attenzione maggiore anche dal punto di vista economico, perché è un campionato che, essendo la terza serie, costa un po' di più. Sentiamo anche quali sono un po' le difficoltà a livello tecnico con il direttore sportivo Gabrielli, come questo campionato anche da un punto di vista tecnico. Come diceva Gianluca, essendo il terzo campionato nazionale, è sicuramente un livello decisamente superiore a quello disputato l'anno scorso, si è notata proprio la differenza, c'è una netta differenza tra la serie B2 e la serie B1 e soprattutto poi la sfortuna è stata, tra virgolette, che questo girone in cui siamo capitati noi, il girone dell'Italia centrale, è un girone decisamente complicato, dove sono squadre importanti, con gente che giocava e militava l'anno scorso in serie A2, che è scesa in serie B1, quindi c'è un bel livello. Per noi è un grandissimo stimolo, perché comunque confrontarci con squadre importanti, difficili, impegnative, ci mette poi, ci darà comunque la misura di qual era la potenza, la forza della nostra squadra. Chiaramente all'inizio è stato un po' impegnativa perché abbiamo dovuto, per adeguarci a un livello così alto, rivoluzionare un po' la squadra, tant'è che abbiamo cambiato la diagonale palleggiatore opposto, abbiamo preso due ragazzi che vengono dalla Campania, di esperienza superiore, quindi che ci potevano comunque aiutare meglio figurare in questo campionato, e quindi all'inizio abbiamo avuto anche qualche piccola difficoltà di amalgama, poi piano piano nel corso della stagione, nel corso delle partite e grazie soprattutto all'ottimo lavoro dei nostri tecnici siamo riusciti comunque a ottenere un'amalgama di squadra superiore. Quindi comunque ci stiamo accingendo a disputare una seconda fase della stagione sicuramente migliore rispetto all'inizio. Avete anche una nuova casa dove giocate, il Palasport Fonte Scodella di Macerata, insomma è un po' tempio del grande volley per tanti anni, e insomma dopo la partenza lui era rimasto sbarnito, ora siete arrivati voi e insomma state riscuotendo un crescente anche riscontro di pubblico. Sì. Al Fonte Scodella, tra l'altro con questa scelta vorrei sottolineare insomma di fare ingresso gratuito per le partite della prima squadra, no. Parliamo di un campionato di B1. Esattamente Tiziana, perché c'è questa novità del Fonte Scodella che dove insomma gioca alle partite casalinghe la nostra prima squadra, pur rimanendo l'altro impianto storico nostro che è la Fratelli Cervi, la nostra casa, come dico sempre io, infatti in quell'impianto si svolgono tutti i campionati ai quali la società prende parte, da quelli regionali a quelli provinciali alle giovanili. Però c'era l'esigenza quest'anno di andare a occupare anche uno spazio che è stato uno spazio molto importante, un palcoscenico importantissimo per la pallavolo, anche grazie alla Lube, insomma tutto quello che è successo negli anni passati. Sì, vediamo anche dalle immagini un momento di una delle partite,
Media Montalbano, al Fonte Scodella. E devo dire che siamo contenti perché comunque questa differente vetrina, chiamiamola così, ci ha permesso di presentarci alla città in una maniera più efficace. La scelta di prevedere un ingresso gratuito è anche stata fatta proprio per favorire l'accesso del pubblico, l'avvicinamento di un pubblico a una realtà come la nostra. Quindi devo dire che siamo contenti perché già da questa prima fase, da questa metà campionato che abbiamo disputato, abbiamo notato che c'è un buon pubblico a seguire le partite. Ci auguriamo che sia sempre di più e sicuramente questa cosa è importante ed è sentita sia dai ragazzi che giocano che dalla società che insomma, vive anche di questi riscontri. A parte, ecco, Media Montalbano prima squadra, Montalbano Volley comprende anche altre realtà, settori giovanili. Direttore, come stanno andando i campionati? Ma quest'anno la Medea disputa 5 campionati, perché abbiamo 6 campionati, abbiamo l'Under 15, abbiamo l'Under 17, l'Under 19, campionato di prima divisione e poi il campionato di Serie D. Queste sono tutte le realtà giovanili composte. Ricordiamo una società tutta al maschile. Tutta al maschile, sì, assolutamente solo maschile, tutte composte da giovani, tutti giovani maceratesi. Perché comunque la nostra società ha fatto una scelta anche di privilegiare un po' il nostro territorio, visto che comunque anche la prima squadra ha 4 ragazzi di Macerata e 3 ragazzi marchigiani, quindi la presenza di Macerata comunque la cerchiamo di tenere sempre presente. I ragazzi stanno andando molto bene perché abbiamo l'Under 15 che prima in partnership con la Pallavolo Montecassiano, perché stiamo cercando anche di aggregare le realtà territoriali più piccole, si possono scusare il termine i colleghi di Montecassiano, però in partner con loro siamo primi nel campionato Under 15, siamo secondi nel campionato Under 17, stiamo ben figurando sia in prima divisione che in Serie D, dove siamo a metà classifica e ci stiamo giocando la qualificazione e l'accesso ai playoff. E che cosa significa oggi, insomma, anche in questa fase storica, gestire una società di pallavolo come il Montalbano Volley, insomma, con tutta la sua storia, anche con la voglia di... Certo. Continuare anche per nuove generazioni ad essere un punto di riferimento. Ma è molto semplice, gestire una società come la nostra, come tante altre, si fa se uno ha una grande passione, perché la cosa che ci contraddistingue tutti, oltre l'impegno o la professionalità che uno cerca di metterci, è senz'altro la passione, è quello che ci muove. Le realtà sportive come le nostre oramai sono... O società che non possono essere più come dire, gestite alla buona, ci sono dei meccanismi che devono essere assicurati sempre di più, degli standard che devono essere elevati sempre di più, parlo di cose tecniche, parlo di cose organizzative e anche economicamente la cosa non è assolutamente semplice, anzi approfitto per ringraziare il nostro main sponsor che è Medea, che ci permette appunto di fare quello che stiamo facendo e di programmare le cose future, così come tutti gli altri sponsor che e sono tanti per fortuna, che ci permettono appunto di tirare avanti la società. La regia ha inquadrato un po' questo calendario che sottomano, che un po' racconta l'attività, vediamo qui dalla prima squadra, ad alcuni momenti anche molto simpatico della società, e quindi un po' anche come qual è anche il legame con cui cercate anche di farvi conoscere anche dalla città. Ma noi abbiamo innanzitutto, al di là appunto della prima squadra, no, che dicevamo prima, gioca in questo palasport che per noi rappresenta un legame efficace con la città, stiamo lavorando anche sugli altri fronti. Hai fatto riferimento al calendario che abbiamo realizzato così come gadget per il 2016, abbiamo rinnovato il sito internet, abbiamo una pagina Facebook e i social in generale che sono sempre aggiornate e dove oggi come oggi soprattutto il pubblico più giovane si trova e si scambia informazioni. Abbiamo chiaramente, perché è Duopo, un addetto stampa che cura tutti i rapporti con i media locali, e poi sostanzialmente il discorso è che lavorando nel territorio, come diceva Francesco prima, con le giovanili, si crea un radicamento forte ed importante. Quanti allenamenti fa la prima squadra tecnicamente, come il lavoro? I ragazzi si allenano praticamente 5 giorni a settimana, per cui fanno 2 sedute di pesi e 3 sedute di palestra. Come grazie alla possibilità che ci ha dato il comune di andare a Fonte Scodella, quasi sempre si allenano 4 volte a settimana a Pala
Fonte Scodella, scusatemi, e una volta ritornano a allenarsi nella nostra storica sede di via Fratelli Cervi. Volevo solo aggiungere una piccola cosa a quella di Gianluca: per farci conoscere al territorio diamo anche la possibilità ai bambini che vengono, ai ragazzi che vengono al palazzetto, facciamo una specie di concorso a premi, per cui praticamente alla fine della stagione chi più è venuto al palazzetto avrà la possibilità anche di un piccolo regalo, questo per cercare di attirare più gente possibile ad appassionarsi di pallavolo, perché questo è un po' quello che vogliamo noi con il nostro progetto, con la nostra filosofia. E c'è anche il progetto scuola, di che cosa si tratta? Il progetto scuola è l'esempio pratico di questa volontà di radicarsi appunto nel territorio. Da quest'anno stiamo collaborando con la scuola media Dante Alighieri, dove praticamente i nostri istruttori vanno coadiuvando l'attività degli insegnanti di educazione fisica, fanno attività appunto nella palestra della scuola, coinvolgendo i ragazzi delle classi. E poi è bello che ci crea questo scambio, no, tra la società sportiva e in questo caso gli alunni delle scuole medie, che poi possono venire a trovarci al palazzetto in occasione delle partite e quindi creare questo rapporto forte. Ricordo che proprio domani si conclude per esempio l'iniziativa alla Dante Alighieri con un torneo interclasse in occasione di scuola aperta. Invece sempre domani ci sarà anche l'ultima partita del girone d'andata alle 18. E sì, la formazione che arriva è Niagara 4 Torri Ferrara. E insomma una bella sfida, perché l'avversario è abbastanza impegnativo. Sì, chiudiamo in bellezza, come si dice, perché comunque sia chiudiamo con la quarta in classifica, chiudiamo con una squadra che ha una esperienza importante in questa serie, sono diversi campionati che milita in Serie B1 con ambizioni anche di successo fondamentalmente, quindi è una bella sfida, ma noi non ci preoccupa niente perché abbiamo vinto in casa con la prima in classifica, che era un anno e mezzo che non perdeva, abbiamo fatto una grandissima, che è Spoleto tra l'altro, abbiamo fatto una bellissima partita a Grotta Azzolina in un campo decisamente caldo, dove abbiamo imposto il nostro gioco per buona parte della partita, poi per poi perderlo, ma comunque perché la squadra avversaria è più forte, quindi oggettivamente grazie al lavoro dei nostri tecnici che, ripeto, sono maceratesi, abbiamo anche l'allenatore, Francesco Bernetti che ci ha portato da due promozioni consecutive, che comunque è il nostro tecnico da diverso tempo e che comunque grazie anche a Mauro Mazzi, vice allenatore, e l'assistant coach Andrea Sortoni, le sanno preparare le partite, sanno come gestire queste difficoltà, poi per carità se la squadra avversaria è più forte cercheremo di vendere cara la pelle, però noi ci proviamo. E comunque un po' questo campionato, come dicevi, al di là del primo approccio, difficoltà e cambiamenti della squadra, ha visto insomma la Medea comunque un po' di alti e bassi, anche magari l'inesperienza, diciamo così, perché siamo una squadra giovane, al primo anno di categoria, molti di questi ragazzi, anzi la maggior parte di questi ragazzi non ha mai frequentato calcati perché di questa categoria, quindi sicuramente di fronte a squadre più blasonate, ci sono, come dicevo prima, ragazzi che hanno giocato in Serie A1, in Serie A2, gente forte che quindi comunque ti può anche incutere un po' di timore, no? E quindi in alcune partite quando ci è mancata un po' quella grinta, comunque quello spirito di squadra che ci ha contraddistinto, abbiamo incontrato qualche difficoltà, però la classifica è molto corta, ci basta vincere una partita per andare dal terzo ultimo posto al sesto settimo posto, per cui come dicevo prima, al momento in cui riusciamo a prendere un po' di continuità, di fiducia, sicuramente qualche altra soddisfazione importante ce la possiamo togliere. E quindi per la seconda parte di stagione qual è l'attesa anche da parte del vicepresidente? Ma l'attesa da parte della società è che questo gruppo, per parlare di B1, lavori bene e porti avanti un impegno che è quello che poi la società si è presa scegliendo di fare un campionato di B1. Noi ricordiamo che quest'anno non ci sono retrocessioni perché poi ci sarà la riforma dei campionati nella stagione agonistica successiva. E quindi quando quest'estate Montalbano ha scelto di comunque partecipare a una B1 e allestire una squadra da B1 facendo degli sforzi e prendendosi in carico degli impegni che avremmo potuto evitare, perché poi no, alla luce di questa riforma uno si poteva comunque trovare nella Serie B unica un altro anno, lo ha fatto proprio perché ci sembrava importante offrire a noi stessi e agli amanti della pallavolo un'opportunità di vedere comunque, come diceva poco fa Francesco, no? una serie di cioè un campionato che presenta una serie di squadre di un certo livello.
Allora quello che noi ci aspettiamo è che la squadra possa andare avanti bene, ma questo non vuol dire vincere tutte le partite, perché non sarà così assolutamente, non vogliamo quello, vogliamo che la squadra reciti il suo ruolo, e vuol dire che deve fare quello che riesce a fare, che sa fare, ma dare il massimo, farlo al meglio. Poi onore al merito, onore ai più forti, nello sport è così. E quindi il fatto che non ci sono le retrocessioni è un po' come falsa anche questa stagione, questo campionato. Ma guarda, quando per uno che ha fatto comunque sport, secondo me è ben chiaro il concetto, che quando entri in campo devi vincere, quindi c'è retrocessione o non c'è retrocessione, secondo me la volontà di ciascuno è quella di vincere comunque qualsiasi partita. Noi ce l'abbiamo messa sempre tutta, e prima parlavamo del palazzetto, è bello perché sentire anche l'apporto del pubblico, che comunque si fa sentire, perché comunque nei momenti caldi del finale di set è emozionante, no, secondo me, per cui i ragazzi lo sentono, hanno piacere comunque di dimostrare che comunque il loro gioco è a livello delle altre squadre. Falsare il campionato, no, secondo me è giocare forse più tranquilli, perché non hai niente da perdere, è solo da guadagnare, come la partita di sabato. Sabato non abbiamo niente da perdere, loro sono più forti, ma se noi vinciamo facciamo una gran bella figura. E in questa fase, in questo momento, anche secondo me, vedo che avete dato tanti messaggi magari incoraggianti, positivi, non so se avete mai pensato, chissà chi ce l'ha fatto fare forse in questa fase qua, non so, ogni giorno. Però in questo momento, anche nel panorama regionale del volley marchigiano, che tipo di realtà pensate di rappresentare? Ma senza falsa modestia, cerchiamo di rappresentare Macerata allo stato attuale, perché comunque siamo Montalbano, e la gente tante volte dice: ma chi è Montalbano? Montalbano è Macerata allo stato attuale. Abbiamo messo nello stemma, nel nostro logo, abbiamo messo proprio lo skyline di Macerata, per dimostrare che la città ci ha dato delle persone per cui giocare. La stessa Lube, che prima giocava a Macerata, ci ha dato dei ragazzi per giocare in questo campionato, quindi noi allo stato attuale cerchiamo di rappresentare Macerata. Siamo comunque la terza squadra regionale, perché levamo la Lube, leviamo Porto Potenza, poi ci siamo noi, quindi poi c'è Grottazzolina che sta sullo stesso livello nostro. Per cui pensiamo di rappresentare qualcosa di importante, e speriamo di rappresentarlo per parecchio tempo, secondo me. Provenendo, aggiungerei, da una storia di 32 anni, Montalbano, piano piano. Guardiamo insomma questa realtà di quartiere, esatto, che è cresciuta. Lo dice il nome stesso, sì. No? Da questa realtà di quartiere è diventata poi quello che diceva Francesco poco fa. Questo è frutto della passione, riprendo questo concetto perché poi è essenziale. Nelle difficoltà, che tanto poi tutti i nostri colleghi che magari ci stanno ascoltando capiscono perfettamente, perché poi sono cose che viviamo tutti, nei momenti anche di difficoltà o nei momenti più bui, che ce ne sono durante la gestione di una società sportiva, vai avanti se hai una grande passione, vai avanti se ci credi veramente tanto, perché se no a volte insomma queste cose sono fatte di successi, di momenti che ti appagano, ma anche di tanti momenti difficili, e quindi ripeto, la storia ci deve insegnare a guardare avanti, quindi noi dopo 30 anni, 32 anni, perché Montalbano nasce nell'84, di attività, siamo arrivati a questi livelli, ci piace rimanerci per offrire un'opportunità appunto a tutti quelli che vogliono fare sport, nella fattispecie la pallavolo maschile, di avere anche un palcoscenico importante. Parliamo di un volley per la prima squadra, volley professionistico, e i giocatori fanno solo... giocano solo a pallavolo o fanno altro? Alcuni, a parte i più giovani, che giocano a pallavolo perché non hanno trovato lavoro, qualcuno probabilmente, però abbiamo quattro ragazzi, che quelli presi da fuori fondamentalmente, che abbiamo fatto ospiti, che ospitiamo a Macerata, che quelli che sono, che abbiamo preso per comunque completare la rosa, per dare quell'esperienza che serviva, vivono di pallavolo fondamentalmente, nel senso che lo fanno in maniera abbastanza professionista, anche se non è professionismo nella pallavolo a queste serie, però comunque sia loro si allenano due volte al giorno, comunque sia fanno questo di mestiere, diciamo così. E quindi ricordiamo, siamo ai minuti di chiusura, la partita ultima del girone d'andata, aspettate insomma per il 2016 la prima vittoria. Assolutamente sì, aspettiamo più gente possibile che possa sostenerci in questo difficile, diciamo così, confronto con il Niagara Ferrara, sabato alle 18 al Palazzo Fonte Scodella. Quindi domani. E siamo quindi in chiusura, ricordiamo, ci sono anche vari appuntamenti, le altre squadre, il settore giovanile, e per chi volesse avvicinarsi al volley, al Montalbano Volley, cosa deve fare?
Ma basta venire al palazzetto in occasione delle partite, dove troverà appunto lo spettacolo della partita, i nostri gadget, le nostre varie forme di aggregazione sotto il profilo della società, e poi per tutti coloro che invece amano proprio la pallavolo a 360 gradi possono venire anche a vedere le altre partite, le giovanili, che poi anche quelle danno delle buone soddisfazioni e danno un fascino particolare, secondo me. Grazie davvero ai nostri ospiti, a Francesco Gabrielli. Grazie a voi. E a Gianluca Tittarelli. Grazie a voi, buonasera. Buona serata. Grazie per averci seguito, in bocca al lupo quindi a Montalbano Volley e buon proseguimento con i programmi di ETV.